Si rinnova l'appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. Partecipazione, cambia la legge regionale. TPL su gomma, la risposta all'interrogazione sull'indagine di gradimento. Approvata all'unanimità una mozione per modificare il calendario scolastico. Dibattito pubblico e promozione della partecipazione all'elaborazione delle politiche regionali e locali. Ruota attorno a questi temi l'informativa che l'assessore Stefano Cioffo ha tenuto in aula sulla proposta di modifica della legge 46 del 2013. In Consiglio regionale si è poi sviluppato il dibattito sull'informativa e sono state approvate 3 proposte di risoluzione. Gli atti, di cui il primo presentato dal PD e i successivi 2 dalla Lega, impegnano la Giunta a riferire periodicamente al Consiglio, ad armonizzare la normativa con quella sul governo del territorio e ad istituire la figura del Presidente dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Nel corso del 2022 sono state 34 le richieste di sostegno presentate all'Autorità per la partecipazione, di cui 20 sono state finanziate per un totale erogato di oltre 320.000 euro, una cifra di poco inferiore a quella dell'anno precedente. Si tratta soprattutto di progetti collegati alla rigenerazione urbana che per la gran parte, oltre il 76%, sono state presentate da parte degli enti locali. L'occasione dell'illustrazione dell'attività dell'Autorità per la partecipazione è stata opportuna anche per porre l'accento su alcuni aspetti. Da una parte l'adeguamento della legge regionale 46 del 2013 sulla partecipazione, rispetto alla quale è in discussione una comunicazione da parte della Giunta regionale e che anticipa una riforma normativa che presto approderà nell'aula del Consiglio regionale. Dall'altra parte una riflessione sull'istituto del dibattito pubblico regionale e la necessità di garantire coerenza di questo istituto con l'omologo previsto a livello statale. Si è posto poi l'accento sulla necessità di garantire un'adeguata formazione del personale dei comuni rispetto ai percorsi partecipativi, soprattutto dei comuni più piccoli della nostra regione, che non potendo vantare grandi risorse umane hanno necessità di una maggior specializzazione del personale presente, e per questo il Consiglio regionale ha votato una proposta di risoluzione a maggioranza nella quale, oltre ad auspicare una revisione della legge sulla partecipazione dell'istituto del dibattito pubblico regionale, si è posto l'accento sulla necessità di incentivare le forme di monitoraggio degli esiti dei percorsi partecipativi sviluppati a livello regionale e dall'altra parte di garantire un maggior coinvolgimento dei piccoli comuni nei percorsi di partecipazione attraverso la formazione del loro personale. I percorsi di partecipazione sono favoriti da una legge toscana. Da parte nostra più volte abbiamo sollecitato un miglioramento del quadro normativo rispetto ad un principio cardine. La partecipazione è corretta, è doverosa, è opportuna, è importante, però non deve mai ostacolare i processi decisionali. È fondamentale la dimensione dell'ascolto. Abbiamo visto che in molti casi l'ascolto diventa importante quando attivato dalle amministrazioni comunali o anche dai cittadini stessi, però è evidente che dobbiamo sempre favorire il processo decisionale. Quello è il compito del Consiglio regionale, quella è la funzione della politica e delle istituzioni. Quindi noi stiamo su questo contesto, però ci portiamo i nostri rilievi critici per cercare di migliorarne il quadro, ne stiamo discutendo con la maggioranza. La Lega vota contro semplicemente perché siamo piuttosto scettici sul fatto che gli strumenti di partecipazione non siano ancora debitamente conosciuti e utilizzati, specialmente da parte dei privati. Consideriamo i dati. Sono state accolte di 34 richieste di progetti partecipativi, 20, di cui uno solo di soggetti privati. Non abbiamo neanche una richiesta di dibattito pubblico, che esiste naturalmente il progetto partecipativo locale ed esiste il dibattito pubblico che purtroppo non trova attuazione in Toscana. Abbiamo necessità di una riforma in questo senso. Non solo,
Purtroppo nel 2022 ci sono state province che non hanno proprio visto l'utilizzazione di strumenti partecipativi, territori provinciali intendo, Prato e Massa Carrara. Quindi al di là delle buone intenzioni, di tutte le dichiarazioni di intenti, che le cose vadano bene, cerchiamo di dotarle di risorse, di personale, cerchiamo di farli utilizzare, di farli conoscere questi strumenti della partecipazione, perché vedete, noi li abbiamo mutuati da altri ordinamenti, li abbiamo presi da altri ordinamenti giuridici come quello francese, perché avevano uno scopo nella ragione di evitare il contenzioso amministrativo. Prima di far partire un'opera pubblica, ad esempio, sarebbe necessario che si conoscessero i pro e i contro. Diciamo che premetto di essere in generale a favore della partecipazione, inteso però come strumento efficace ed effettivo di coinvolgimento di quella che è la pubblica opinione rispetto a temi centrali. In realtà, per come è stata posta la questione, oggi rischia di essere una mera dichiarazione di intenti, perché se noi pensiamo alle tante sfide, penso alle infrastrutture, mi viene in mente l'aeroporto, mi viene in mente la partita sui rifiuti, in realtà sulle sfide cruciali che riguardano la regione di partecipazione ne abbiamo vista molto poca, tra l'altro non attivata neppure a livello regionale, anche laddove, penso alla questione aeroportuale, si sarebbe potuta attivare. Quindi la sfida è: si crede davvero nella partecipazione? Allora dobbiamo iniziare a calibrare e a basare le politiche pubbliche su un confronto, su quelli che sono dei temi cruciali che riguardano, diciamo, il futuro della Toscana, e quindi a un reale coinvolgimento dei territori. Questo perché non significa strizzare l'occhio a comitati oppure fare la solita politica del tipo allora sì, lo volete far qui, noi vi diciamo no e mettiamo 5.000 comitati a impedire di realizzare un'opera pubblica. Questo non è lo spirito, anzi, se la partecipazione fosse stata in qualche modo anche accompagnata ad una consapevolezza, ad una spiegazione molto spesso sui territori, forse avremmo anche evitato dei contenziosi, anche perché molto spesso appunto si generano dal mancato confronto. Quindi o ci si investe sul serio oppure siamo di fronte all'ennesima dichiarazione di intenti. La partecipazione è uno strumento che la Regione Toscana ha e soprattutto possiede una legge tra le migliori che abbiamo in Italia, pur se risalente al 2013. Nel documento preliminare che verrà presentato oggi si parlerà anche di come modificarla per migliorarla, ma la verità è che bisogna capire quante volte la Regione e gli enti locali utilizzano questo strumento, come lo utilizzano, cioè se è solo di facciata per delle formalità oppure se viene implementata nel modo più corretto, e soprattutto quanti di essi lo usano e quanto vengono ascoltate. Tra i due delle questioni che hanno riguardato la partecipazione sono state la Darsena Europa e la questione dei gessi rossi di Scarlino. Sappiamo tutti quali sono gli esiti di queste due situazioni. Quello che viene da domandarsi, guardando indietro nel tempo e negli anni a quando le partecipazioni sono avvenute, è se sono state ascoltate le criticità che all'epoca la popolazione, associazioni ambientaliste e altri sollevarono. Perché se tutto si deve ridurre semplicemente a un ascolto che non dà luogo poi a nessun'altra forma di proattività, allora della partecipazione per certi versi se ne può fare a meno, perché non è questa la partecipazione che cerchiamo, e invece serve che venga ben rifinanziata e che venga portata avanti, soprattutto dagli enti locali. L'ultimo esempio positivo è stato quello del referendum di Empoli, che appunto sul filo del rasoio sta riuscendo a essere portato avanti. Era stato il portavoce dell'opposizione Marco Landi a presentare un'interrogazione in merito all'indagine di gradimento sul servizio di trasporto pubblico su gomma. In aula l'assessore regionale alla mobilità Stefano Baccelli ha risposto e nel corso del suo intervento ha precisato le irregolarità del servizio urbano fiorentino, che sono da attribuirsi principalmente ai cantieri della tramvia. Proprio sul servizio urbano fiorentino Landi aveva posto l'accento, evidenziando come il 50% dei disagi avvenga proprio nella città di Firenze. Ho presentato un'interrogazione sul gradimento dell'utenza per quanto riguarda il trasporto pubblico locale su gomma, cioè per chi prende l'autobus in sostanza. E da qui emerge che da un certo punto di vista sembra che vada tutto bene. In realtà i reclami sono tantissimi, perché già dalla fine dello scorso anno fu proprio l'assessore a dire che moltissime erano corse saltate, circa una metà proprio nella città di Firenze. Questa situazione è andata aggravandosi fortemente con i lavori della tranvia. Allora, come si fa a gestire un servizio pubblico senza programmare? Sapevamo tutti che ci sarebbero stati i lavori della tranvia su Firenze, sappiamo tutti che saltano le corse extraurbane nelle zone
costiere a valenza turistica sulle isole, ma non si programma di anno in anno e tutti gli anni ci troviamo a stagione iniziata a dover dire e affrontare le stesse problematiche, le stesse cose. Su Firenze poi è diventato, prendere l'autobus è diventato quasi andare a fare un giro in girone dell'inferno, ma è veramente così. Allora una proposta può essere che magari le segnalazioni che devono essere fatte da parte degli utenti possano anche essere agevolate nel mettere il numero verde oppure un riferimento anche sui biglietti dell'autobus o anche sulle app dove si va a prenotare e a comprare il biglietto. Il consigliere regionale Alessandro Capecchi ha invece messo in evidenza il tema del bonus trasporti. Abbiamo chiesto contezza di come l'azienda si stesse organizzando per divulgare e dare ai cittadini la possibilità di accedere al bonus trasporti che ha messo il governo. L'assessore ci ha detto che l'unica modalità di accesso è lo SPID, che è quel sistema di certificazione digitale a cui però diverse famiglie, soprattutto le persone anziane, hanno difficoltà ad accedere, e per questo ANCI insieme a Autolinee Toscane ha fatto, dopo la nostra interrogazione in data 6 luglio, partire un accordo con le botteghe della salute e con gli sportelli del servizio civile per mettere quelle persone in condizione di avere un supporto al fine di presentare la domanda di bonus. Quindi è un passo avanti per l'utilizzo comunque del servizio pubblico di trasporto. Noi non siamo convinti, è come dire, l'esito scontato di una gara fatta dalla regione che però non ha gli strumenti per controllare il concessionario. Quindi il concessionario fa le verifiche da solo, ci dice che va tutto bene per farsi capire madama la marchesa, ma in realtà non è così. Addirittura ci giunge notizia, per esempio da Arezzo, molte sono le segnalazioni ancora di corse tagliate, soppresse oppure di gravi ritardi o gravi disservizi. Cogliamo l'occasione anche per denunciare pubblicamente il fatto che Autolinee Toscane ci risulta stia spostando molta della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi su fornitori stranieri e quindi smontando di fatto quel sistema che da sempre ha assicurato in Toscana ricambi originali per i mezzi. E questo naturalmente lo leggiamo come un ulteriore errore che si aggiunge agli atti precedenti, chiedendo all'azienda di ripensare questo assetto e di valorizzare invece le imprese che in Toscana garantiscono da sempre assistenza ai nostri mezzi. Crediamo che l'inizio dell'anno scolastico previsto per venerdì 15 settembre sia uno spreco di energie e di denaro ingiustificato, oltre che un danno per il settore del turismo che si vedrebbe tagliare una settimana di attività. Questo è il motivo che ha portato i consiglieri di Fratelli d'Italia a presentare una mozione per modificare il calendario scolastico. L'atto è stato apprezzato da tutte le forze politiche ed è passato all'unanimità. È una mozione che mi riguardava personalmente perché faccio parte della Commissione 5, quindi Cultura e Istruzione della Regione Toscana, che abbiamo fatto insieme al consigliere Alessandro Capecchi e che poi è stata firmata da tutto il nostro gruppo. Praticamente è un compito della Regione Toscana definire il calendario scolastico regionale. Quest'anno la riapertura della scuola cadeva di venerdì, il giorno 15, quindi abbiamo chiesto che per quest'anno venisse posticipata l'apertura al giorno 18, che è il primo giorno lavorativo, e che poi venisse valutato l'opportunità nei calendari degli anni a venire, che se il 15 di settembre cade di venerdì venisse posticipata di default, perché chiaramente questo, oltre che al sistema scolastico, che probabilmente comporterebbe dei costi esagerati e ingiustificati e dei dispendi di energia proprio per la riapertura per un solo giorno, darebbe anche la possibilità al nostro comparto del turismo di poter lavorare probabilmente una settimana di più. E visto che per noi il turismo in Toscana è uno dei volani fondamentali della nostra economia, abbiamo creduto che le due impegnative potessero portare a più benefici. È tutto, questa era la nostra ultima intervista, grazie per averci seguito. Cronache e Commenti torna la prossima settimana.